Non gli ho fatto nulla. Drago, no, raga, è finita. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 14esimo episodio della Crazy Lock Pokémon Nero 2. Nello scorso episodio, signori miei, dopo aver scovato quel volcarona che poi era un ipno, siamo giunti verso la cava pietra elettrica catturando Koffing e Porygon 2, che per ora sono nel box come riserva. Oggi, signori miei, affronteremo la cava pietra elettrica e, signori miei, devo ammettere che un po' di ansia ce l'ho, perché nella scorsa Crazy Lock qua è stato un parto, è stata una mattanza, un massacro che neanche l'olocausto. Di conseguenza, signori miei, oltre ad aggiustarmi le cuffie, vi invito a lasciare subito un bel mi piace per sostenermi in questa impresa epocale. Che magari no, in realtà poi si rivelerà una schifezza, però, signori miei, io un po' di apprensione ce l'avrei. Questa è la squadra, ho dato il Bitorzrelmo alla Pippa, ma per il resto non è cambiato nulla. E quella è una stronza che io odio. Cosa c'hai? Vediamo un po' cosa vuoi. Ehi, lo sapevi? Se spingi le rocce fluttuanti si muove. Vai via. Brava, indaga sul cazzo che me ne frega e vattene. Comunque, iniziamo a esplorare questa cava. Iniziamo subito a prendere questo strumento che è una bacca a cao. Inizia benissimo questo episodio, mi dicono. Ritorniamo con le bacche. Comunque, non mi ricordo se la grotta è cambiata rispetto a Nero 2, ma... penso di no. Se non per chitarristi a caso. Questi non li ricordavo effettivamente. Ok, nelle caverne ci sono delle rocce che emanano elettricità. Sono l'ideale per fare il pieno di energia. Oppure per prendersi una scossa e morirci secchi. Perché non ci hai mai pensato? Allora, livello non si sa. Pokémon 1, livello 34 secondo... 30? Davvero? Sei così scarso? Oh, mandiamo Cynthia, che deve riscattarsi, perché nello scorso episodio, insomma, non è che abbia fatto chissà cosa. Attacco X, però tu devi morire, caro. Cynthia, devi fargli male. Ok, già così va meglio. Fortun canto, evita i brutti colpi. Io ti prendo sassate in testa, non mi servono i brutti colpi, pietra taglio. Allora, dai però, caspita, devi attaccare più di due volte. Se riesci anche più di tre, quella volta che... Ok, no, fermi, che cosa è successo? Perché mi ha fatto così male? Sarà stato un critical che non ho visto? Ok, calma. Ho preso anche un po' di iperpozioni, sì, perché altrimenti poi va a finire che io muoio. Leggermente vuol dire che prendi la mira, vuol dire che ce l'ho nel culo per caso. Caduta massimo 2, 3, 4, brava Cynthia, così ti voglio. Quasi livello 35 per lei, possiamo proseguire dannatamente a cercare strumenti, perché secondo me qua uno strumento... ma dai... Non avrei mai detto, fermi, come si fa? Qual è l'arcano? Ho capito qual è l'arcano. Tu di qua, no. Aspetta. Allora, di qua non funge. Di qua non funge. Ok, di qua funge, perfetto. Infatti non stavo capendo. Bacca lasagna, langsa, cosa cavolo c'è scritto? Hashtag bacca lasagna nei commenti. Ho già capito che questa parte sarà una sofferenza. Ti presento i membri della mia band. Duri e... Duri, soprattutto duri. Oh, vediamo i Pokémon musicisti. Che è uno, quindi c'è un duo. Yanma, perfetto. Cioè adesso mi immagino un Yanma che suona la batteria. Vi prego fateci un meme. Lo voglio. Mandatemelo su Instagram da qualche parte. Voglio un meme di uno Yanma che suona la batteria. Una fan art, qualcosa. La metto come immagine del canale se la fate. Lui diventerà lo Yanma batterista sul canale. Diventerà la nuova figura iconica. Allora, sta di fatto che non ti ho fatto nulla con Ventargente. Quindi proviamo un caduta massi. Tra l'altro io ho il tipo del mio Yanma, non me lo ricordo, quindi magari avrei potuto svegliarmi e impararli, che sono sempre utili. Magari saliamo al 35? No, non è vero. Ok, battuto Cristiano, perfetto. Battuto Cristiano, questo qua è Ronaldo evidentemente, noi non lo sapevamo. Allora, qui abbiamo un altro strumento che è una Vigorerba, che serve per rivitalizzare i Pokémon che non puoi revitalizzare in una Nuzlocke per caso. No, no, non è vero, quella era la vita l'erba. Permette l'uso immediato di una mossa che al primo turno si carica. Ok, perfetto. Praticamente se utilizzate Solar Raggio non dovrete aspettare due turni.
Allora, fermi tutti, vediamo di capirci qualcosa. Tu vai pure a quel paese e tu vai là, perfetto. Molto piacere, ma questo qua sarà un bijou. Bijou spettro, perché tanto abbastanza non ne avevamo di sti cosi. Allora, non ricordo se è come in nero e basta, senza due. Che qua su questo ponte c'era qualcosa di particolare, perché mi ricordo che su nero c'era il trio oscuro. La cava pietra elettrica, mi piace molto questo luogo. Questo forse è acromio. Sì, la scienza può affannarsi quanto vuole a cercare di spiegare il fenomeno dell'elettricità. Ma la verità è che in questo luogo il legame con i Pokémon è lampante. Questo è N, raga. E diventa più chiaro anche quello tra Pokémon ed esseri umani. È il mio posto ideale. Ideale, un riferimento. Devo andare, devo farlo se voglio salvare i Pokémon. Se voglio proteggere i miei amici, devo porre fine a questa storia. Questo è N, raga. Perché è lo stesso dialogo che faceva lui alla cava pietra elettrica in Pokémon Nero. Tanta roba. Tra l'altro, il fatto che abbia detto questo è il mio posto ideale, secondo me, non è fatto apposta. Cioè, o meglio, non è fatto casualmente, perdonatemi, è proprio fatto apposta perché ne combatte per i suoi ideali. Robin Biker che manda in campo una battaglia in triplo. Io le odio queste, perché poi va sempre a finire che bestemmio. Allora. Mio due, Cynthia e la Pippa. Perfetto. Allora. Ventargente su Mudkip. Incendio ignorante su Basculin. E volo su. Non su Basculin, ho sbagliato. Volevo farlo su Chansey. Allora, Mudkip non gli ho fatto nulla. Incendio, incendio. Sono diventato spagnolo. Incendio, vediamo se lo riesce a buttare giù. Forse sì. Forse sì, no. Lucidatura, questo qua diventa Usain Bolt. Diventa Usain Bolt, il prossimo turno ci supera tutti in velocità, mi sa. No, congiura no, ti prego, sul serio. Adesso questo Mudkip qua fa abisso, guardalo. Guardalo se non deve fare abisso. Gastro. Cos'è questo competitive? Spiegami, stordi pugno. Oh, che fa malissimo. Assorbi pugno? No, però, dai. Potete fare così schifo. Muori. Non gli ho fatto nulla. Volo, muori. No. Come? Ma come? Allora, fermi. Sostituiamo. No. Cynthia attacca Mudkip. Tu ritorna e mandiamo New 3DS XL. E tu prova a fare un comando urto su Chansey. Vediamo come va così. Allora. Tu vai in campo, gli fa stordi pugno e Madonna se fa male però. Ai 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 ai, fanno malissimo, fanno malissimo, fanno malissimo. Caduta massi, vai giù. 1, 2, 3, fai il quarto, fai il qua, devi farlo il quarto. Ok, comando urto non ti fa nulla. Ok, qua potrebbero crearsi dei problemi. Ora, dobbiamo buttare giù assolutamente quel Chansey in qualche modo. Quindi, iniziamo a buttare giù Basculin. New 3D. Pozione a New 3DS XL. E la Pippa. Provi un Drago Furia su Chansey. Vediamo come va così. Sperando che Chansey non critti con stordi pugno, se no mischiata New 3DS XL. Non so parlare. Ok, per fortuna che avevo il Bitorzolemmo, ha fatto un male della Madonna. Lucidatura. Questo qua continua a aumentarsi la velocità, la cosa non mi piace. Ora, caduta massi, dovresti essere morto te, perfetto, a casa, diretto proprio. Quel Mudkip deve continuare a fare gastroacido per caso. La Pippa Drago Furia, vediamo quanto fa. Nulla. Gastroacido, hai rotto le palle, adesso ti ammazzo. Allora, Cynthia, vai a fare un bel botto su quel Mudkip. E adesso scateno tutta la mia ignoranza su quel Chansey. Vado di. No, 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 torna indietro, torna indietro. Ok, no, mannaggia te. Piano con sto velocizzatore. Ok, che poi sclero. Non lo so, provo un rogodenti su Chansey, raga. Chansey fa sgranocchio che fa un male boia, se mi sa. Kojuda se fa male. Ma mi diminuisce pure le difese. Mazzolegno. L'ho quasi buttato giù. Vero che. Ok. La Pippa buttalo giù, se no è un problema. Devo assolutamente ritirare il New 3DS XL. Profumino. Davvero. Buttalo giù.
Non gli hai fatto una sega proprio. Allora, Cynthia non può far nulla. Posso fare un sottocarica così dal nulla. Lui lo switch perché, raga, ha una diminuzione in difesa e paurosa. Che se questo qua attacca mi sciotta. Però è anche vero che cazzo poi... Provo a fare un volo, raga. Un volo in modo tale da buttarlo giù al prossimo turno. Allora, Trottola, speriamo che non mi faccia troppo male con i suoi attacchi. Ma Trottola evita l'attacco perché è un grandissimo. Trottola evita l'attacco perché è un grandissimo. Allora, tu dovresti alzarti in volo e adesso dovrebbe essere finita in teoria. Noi attacchiamo il vuoto e io vado con picchia duro per starmi sicuro. Lui fa sgranocchio, speriamo che non mi faccia male. Ok, perfetto, mi diminuisce la difesa fisica, ma mannaggia se sei stronzo. No. No, sì, dovresti essere morto. Ok. Ce l'abbiamo fatta. È stato infartante. Ho avuto paura, ma ce l'abbiamo fatta. Soprattutto per New 3DS XL, raga, che ha rischiato davvero tanto. Allora, velocemente, siamo già a 10 minuti. Avremmo sprecato tipo 4 minuti solo per questa battaglia. Allora, mettiamo davanti Mewtwo. Curiamolo con le iperpozioni che noi abbiamo. Sì, ce l'abbiamo, a voglia, Creepy Station, ce l'abbiamo. Ok, perfetto. Vai così. Repellente sempre attivo, tutto a posto, perfetto. Però ci provate gusto a pigliarmi per il culo. Cioè, repellente sempre attivo, cheat. Cioè, proprio. Da lì si può passare per prendere quello strumento. Me sa de no, Allora, fermi. No, voglio provare a prenderlo perché, raga, tanto abbiamo tempo. Quindi questa grotta qua la si esplora tutta. Allora, un attimo, Tu vai lì? No, ho sbagliato. Perché sono stupido, raga? Scrivetelo nei commenti, gentilmente. Olè, perfetto, così si fa. E Gassosa che potrebbe tornarci utile in realtà, perché alla fin fine poi potremmo utilizzarla per curare danni. Grazie. Per curare danni minori che non richiedano l'uso di iperpozioni, insomma. Ok, tu però una volta eri diverso. Tu sei l'uomo delle pepite e tu sei il ragazzo delle pepite. E quindi mi date delle pepite. Wow, meno male che c'è Creepy Stories che arriva a queste deduzioni logiche. No, la gran pepita è inutile però, figliolo. È davvero... È quella gran pepita lì, però non posso venderla e non ho mai capito per quale criterio logico io non possa venderla. Sono abbastanza convinto che questa non fosse la strada giusta. Però ormai ci siamo e quindi nulla. Affrontiamo questa allenatrice. Che non è un'allenatrice, ma è una fottuta tipa dell'intramondo che io non farò mai, ve lo dico da subito. Allora... Ok, affrontami. Tra l'altro quella zona lì sotto che vedete, raga, quella zona, diciamo, che... quella zona sotto il ranger, è una zona esplorabile ed è la zona nella quale è morto Abobas nella scorsa Crazy Lock e che andremo a vedere durante questo episodio, si spera. Ora, a meno che questo carvagno non mi riserve strane sorprese, io dovrei buttarlo giù con i Perzana. No, invece mi fa locomo a volte. Come se non avessi pa... Mannaggia a te, se fai schifo nel cervello. Muori. Oh. Ole. Stronzo di merda. Battuto questo ranger. Prendi. E poi ti butto giù dal dirupo, ti giuro. Devi morire male. E non so. Metterei Adamo Buono davanti, ma giusto per metterne uno. Qua, dov'è? Ma capitaia, cos'è? Qualcuno mi spieghi cos'è la pitaia, che io non lo so. Vabbè, sì, ne attivo un altro assolutamente, tanto la cattura l'ho già fatta, non mi servite. Qua per fortuna non c'è manco il Team Plasma come negli scorsi giochi e quindi... il medico. Ciao, arrivo adesso e apro questa qua e poi ti sfido a te, che mi serve che mi curi. Adamo Buono, calcio rullo e giù questo plus, si spera. Cambia colore, vuol dire che diventa di tipo psico. E vuol dire che mannaggia a me non ho mosse. Vuol dire che ho sbagliato perché adesso è di tipo fuoco. Bomba niente. Aia, ok. Un altro calcio basso, dovresti essere morta. Olè, perfetto, provavi un altro Pokémon. Ne sono abbastanza convinto. Fion, un altro leggendario, perfetto. Tanto non ci bastano mai. Mettiamo Trottola, ragazzi. Trottola che deve buttare giù assolutamente questo Pokémon, che ha pressione come abilità, che forse non è randomizzata in questa capocciata. Vero che riesco a mandarti giù? No.
Ma Trottola dovrebbe reggerlo in teoria, secondo me, cappucciata, perché non aveva delle pessime difese. A meno che non ha un attacco devastante sto Fionn, che potrebbe anche starci, ma evidentemente non è così. Idropompa e gli ho fatto una carezza. Un'altra cappucciata che gli aumenta... Ah, ecco, però aspetta, gli aumenta le difese. Questo non l'avevo calcolato io. Questo non l'avevo per nulla calcolato. Perché hai fatto solo 5 picchiaduro e non 6 come dovresti fare di norma? Forza e muori. No, reggi invece, muori. No! Ok, fermo, vai giù. Ero già pronto a aspettarmi una capocciata. Invece mi ha trollato, mi ha fatto tecnobot, mi ha fatto prendere un infarto. Ok, perfetto. Allora, basta darmi bacche, vi giuro. Ho fatto più bacche in questa grotta che in tutto il resto del gioco. Ma non è possibile. Ora, dovremmo stare per finire le iperpozioni, però alla fin fine stiamo finendo anche la grotta, quindi ci sta. Ah, non t'avevo visto te. Gran radice, ottimo, perfetto, è passato un Trevenant probabilmente da questi qua. No, in realtà sono i resti del nostro Bobasnow, raga, che è morto qui. Quillfish, perfetto. Dov'è Quillshark invece? Magari ti potessi evolvere in Quillshark. Per chi non lo sapesse, Quillshark è un Pokémon di Snakewood, serie che è iniziata tipo 2 anni fa e l'ho finita con Magikarp. No, e l'ho finita tipo all'inizio di questa... cioè alla fine di quest'estate praticamente. L'avevo iniziata all'inizio dell'estate prima. Una serie che è durata un anno, intervallata da rotture di computer e cose simili. E nulla, un pochino mi manca registrare un episodio di Snakewood ogni 400 anni. Però ormai è... It's water passed, come direbbero gli inglesi. È acqua passata. New 3DS XL. No, perché sei lì? Ma scusami, ma... Perché è Belle, raga? Perché l'hanno creata come personaggio? Potevano fare un semplice rivale e lasciare Comore. Invece ha messo anche lei. Mazzolegno, muori. Ma non si accorge la Game Freak del cancro che portano alcuni personaggi? Ho appena sputato la Madonna su questa cosa. Ok, fermi. Non ti faccio niente perché sei di tipo acqua, te stronzo. Io ti conosco. Cinzia. Niente, ho sputato la saliva sulla bellissima tastiera che nulla, probabilmente tra un po' esplode. Acceleratore, t'ammazzo di botte sotto... No. Perché io miss clicker? Perché? Datemi una motivazione logica per... No, questo qua diventa velocissimo. Caduta massi e muori. Marchia fuoco, per fortuna non ci fa nulla, però questo era pure un critical, quindi attenzione. Acceleratore, vabbè, sei più veloce di Usain Bolt, l'abbiamo capito. Marchia fuoco, tanto finché mi togli 3 PS, guarda che puoi anche farmi marchiarmi 10 volte. Acceleratore, ole, e però adesso... No, non... Porca troia, no! Stai scherzando! Questa è la... È la combo peggiore che esista, acceleratore e rimonta, raga. È la combo peggiore che esiste. Guarda quando si busta sta merda, oh. Schizzo. Cioè? Un PS. E no, non te la insegno neanche per sbaglio. Rimonta e acceleratore, se sono usati bene, ti uccidono la squadra. Oh mio Dio. Immaginate questo Pokémon che continua a fare rimonta e che poi vi utilizza una mossa essendo velocissimo. Cioè, è un suicidio praticamente. Dio mio. Qua ho rischiato. Allora, no, perché devo sbattere contro rocce che mi fermano? Il Poké Gingillo è utile come un cesso in cucina. Proseguiamo, va, che è meglio. Allora, parliamo con Bella a sto punto, perché tanto, cosa vuoi? Ok. L'ecosistema in cui sicuramente non vivono i Tinamo, perché è randomizzato. Ah, mi hai preso così, proprio dal nulla. Comunque questa qua è la famosa zona dove è schiattato il nostro Bobasnow e il nostro Klink, se non ricordo male. Zorua, perfetto. Cinzia, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. No, perché devo miscliccare? Ma perché faccio schifo nel cervello? Cosa ho fatto di male? Nebbia. Oddio mio, tra l'altro mi sta pure andando via la voce, quindi probabilmente questo qua sarà l'ultimo video che registro oggi. Parassi seme. Il seme io, sai dove te lo metto, caro mio. Oh, così ti voglio, Cinzia.
Mamma mia, c'è uno Stankfisk in squadra. Mi vergogno ogni tanto a pensare ciò. Allora, spostiamo questa merda via. Ole. Questo è un bijou, tanto. No! È un Torterra! Scambiare bijou per Torterra è la mia passione fin da piccolo. Fuga. Qua abbiamo un altro strumento che è una bacca passuflo. Ma cosa sei? Allora, qua c'è un altro strumento che è un gelomodulo, che è quello per Genesect. Ok, perfetto. Ho dovuto pensarci un po' perché non mi ricordavo. Sinceramente, siamo a 20 minuti nel frattempo. Hai rubato il Pokémon a quella di prima. Va bene, ci sta. Caduta Massi, vediamo un po' cosa riusciamo a farti. Nulla, sicuramente. Assorbi pugno, aia. Assorbi pugno, aia. Mettiamo la pippa che regge. Mettiamo la pippa che regge perché poi questo qua si comincia a togliermi tanto. Mannaggia a te! Fa malissimo. Ok, abbiamo un problema, temo. Abbiamo un problema abbastanza grosso. Allora, lui continua a fare assorbi pugno. È vero che mi fa male, però si fa male anche col bitorzo l'elmo, quindi è una buona cosa. Assorbi pugno, aia, 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 aia. No, mi fa malissimo, raga. No, porca puttana. Calma. Mewtwo. Proviamo a mandare lui, vediamo se regge. Cioè, devi reggere, non è che vediamo se regge. Ok, abbastanza. Non mi rischio l'incendio, vado di Foschi Sfera qua. Perché dovete fallire tutti? Guarda che questo qua si è rifatto la vita, oh, non ho parole. Muori! Attacco speciale diminuisce, questa è una buona cosa, presumo. Ok. In teoria dovremmo reggerne un altro, quindi proviamo un altro. Viene voglia di suicidarmi quando vedo certe cose. Questo qua si aumenta pure la velocità, come se non bastasse. Allora, iperpozione su Mewtwo. Io non lo buttiamo più giù sto coso, raga, veramente. Non lo buttiamo più giù. Adesso che gli è diminuito l'attacco speciale, però provo un incendio, raga. Giusto. Dai! Stoppiatore. Pensa a te. Incendio e muorici. Non gli ho fatto una sega. Dio mio! Allora, il lato positivo è che temo, cioè penso, non temo, che abbia finito gli assorbi pugno. Oh, cioè, è impressionante, non gli faccio nulla con nessuna mossa. Non c'è una cosa super efficace, non c'è una cosa efficace. Muori? Gentilmente. Oh, Dio mio. Ma manco fosse Dialga forma Alola. Lanturn, il ritorno di Torch, signori miei. Non ho più la forza di esultare, sono esaurito nella voce. Io l'ho detto che questa parte sarebbe stato lo sclero. Iperzanna. Oh, e non potevi farlo 20 anni prima, tipo? E che cazzo. Ok, tra l'altro, no, te non ti prendo perché poi sei un Pokémon de merda. Ciao, 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 bellissima. Ciao, bella. Vediamo un po' cosa hai tu, vediamo che. No, no. Allora, fermi. Fermi. Calma. Proviamo un Ventargente. Io prego nel boostarmi le statistiche, raga, ve lo dico. Boostati. Che culo di merda! Che culo! Che culo! Elettrotela. No, eh. Dai, dai, me le sono appena boostate, ti prego. Oddio, proviamo un Caduta Massi. Manda Liki Liki. Come non effetto su. No, Dragodanza, no. Non è vero. Non lo stai per fare davvero. Non lo stai per fare davvero. Fermi. Non lo so, provo a fare bot. Oddio, l'ha switchato, buono. Ok, per ora è buono. Gelo pugno. Aia, di che tipo. Ma tanto hai randomizzato tutto. Merda, 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 merda. Fermi. Il problema è che io non posso ruotare perché se ruoto me li shottano e non ho più pozioni. Allora, curiamoci Cynthia. No, raga, qualcuno lo fermi, vi prego. Sul serio. Altrimenti è un problema. No, 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 no,
Ti prego, fai 5 colpi nel nome di Cristo. Cioè, non lo so. Sì! Buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù. Grandissima. Grandissima Cynthia. Grandissima, così ti voglio. Cattiva, qualche livello 36? No, ok, questo qua è terrificante. Però mette Absol. Ok, 20 argento. Se riesco a boostarmi un'altra volta sarebbe una gran cosa. No, eh. Ossoclave, evito l'attacco, ottimo. Proviamo un altro 20 argento dal nulla. Devo pregare che mi boosto, raga, perché altrimenti è un problema. Ossoclava. No. Ah, ok, pensavo l'ho confuso con Ossomerang, vi giuro. Vi giuro l'ho confuso con Ossomerang. Non gli ho fatto nulla. Drago, no, raga, è finita. Devo rischiarmela, raga, non ho molta scelta. Il problema è che non so come rischiarmela, perché quel coso lì non lo tocco io. Devo mandare Mewtwo, raga, e provare a fare una mossa della Madonna. Ok, raga, interruzione che è arrivata nel momento clou, mi devo riassettare. Allora, io non ho molta scelta, raga, devo provare a buttare giù questo coso e devo mandare Mewtwo. Ok, provo a switchare e mandare Adamo buono, potrebbe essere... Forse ha più senso. Chi ha le migliori difese? No, ok, Adamo buono ha delle alte difese fisiche. Quindi proviamo a mandare lui. Questo quasi mi fa una mossa, ma ammazza. Ok, però lui manda Absol. E fa... No, gelo pugno. Ok, calma. Calcio rullo, proviamola. Ok, questo qua però, raga, si sta boostando troppo. Questo qua, come rimane da solo, parte ad attaccare come un matto e mi distrugge. Buttalo giù, ti prego, ti... Quasi. Calcio rule, Drago Dance un'altra volta. Tipo, critta, critta, critta. Devi crittare. Non ci volevo credere, mi sembrava un critical. Però è stupido, è stupidissimo. È l'allenatore più stupido che io abbia mai visto. Oddio. La paura. Muori. No, se muoio così no, però. Tu sei di tipo acqua, lo so benissimo perché ti ho avuto. Muori. Oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Come ci siamo salvati? Allora, vieni qua. Ok, perfetto. Rischiare paga. Ci è andata bene che quello era stupido, ma abbiamo rischiato tantissimo. Se quello lì avesse fatto una mossa, una singola mossa fisica, avesse cominciato a spammarla, probabilmente saremmo lì a morire. Detto ciò, ci è andata bene. Perfetto. Drago azzardo. Cosa vuol dire? Cosa faceva? Non mi ricordo. Ok. E tu mi fai malissimo. Oh. Questo ha trovato il cadavere del nostro Bobas. Non l'ha rivitalizzato, ma cos'è azzardo? È tipo esplosione? Merda, non ho più cose. Ok, ho una gassosa che ho trovato per terra prima. Miracolo divino. L'ha voluto merda questo, fisso. No, bullo no. Bullo no, io switcho perché... Cioè, bullo è proprio una mossa che mi mette in ansia. Mandiamo trottola. Tra l'altro questo episodio probabilmente alla fin fine verrà fuori di 20... di 30 minuti, perché... Quella battaglia lì ci ha tenuto lì per troppo tempo. Picchia duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasi giù. E ora ne famo un altro e dovresti morirci. Perfetto. Perfetto, ora dovrebbero essere anche finiti gli allenatori se non sbaglio. Giusto questa zona qua, che però dovrebbe nascondere solo qualche strumento. Tipo uno qua, che è una roccia calda. E uno stronzissimo spill qua in mezzo che ci interrompe. Via. Io chissà perché me l'aspettavo. Non so perché, ma me l'aspettavo.
Questo strumento qua io non l'ho mai visto. L'hanno introdotto in settima generazione. Cos'è? Fermi. Voglio saperlo. Adesso. Ok, penso che non lo utilizzerò mai perché vorrebbe dire praticamente far schiattare un mio Pokémon. E comunque, rago, questa zona qua si rivela un'altra volta terrificante. Stavolta ci è andata bene perché ci è andata benissimo, ma è terrificante sta zona. Cioè, parliamoci chiaro, ho avuto un culo della Madonna, Allora, di qua si torna all'inizio, quindi direi di evitare. Qua ci dovrebbero essere due allenatori, quindi li sfidiamo velocemente e poi concludiamo l'episodio. Vai, caro avventuriero, mostrami le tue capacità. Cioè, in realtà, Virizion. Ottimo. Sta cercando il suo amico Cobalion e non l'ha trovato. Rogodenti, punte, no, non è OU questo. Memento. Va bene. Lo accetto. Lo accetto, ti giuro che lo accetto. Gioco di ruolo, no, neanche morto. Ora dovrei fare volo e colpire il prossimo Pokémon che entra in campo, che è un Bailiff. A sto punto direi di tenere la pipa, perché tanto anticipo. Cosa vuol dire? Ah, giusto, è vero. Praticamente è la mossa che para le priorità. Ok, giga impatto, statico, quel l'hai preso in quel posto proprio al massimo. Cioè, ti è andata male qualsiasi cosa. Drago Furia e vedi di morire. No, invece regge, però ti devi ricaricare e adesso muori sul serio. No, regge. Ciao, grazie. Oh, incredibile, non ci voglio credere. Sei davvero morto. Allora, prendiamo questo strumento che penso sia l'ultimo della giornata, che è del miele. C'ho l'occhio che mi sta morendo. Tu ferma di girozzolare, di farla trottole, vieni ad affrontarmi gentilmente. Allora, Quagsire, il Pokémon più spammato nelle mie serie, proprio lui. Drago Furia, pietra taglio, no, sei fermo. No, 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 non ci siamo capiti. No, no, pietra taglio, aia. Comando urto, non gli ho fatto niente. Chissà perché me l'aspettavo, non volevo usarla proprio per questo. Grandine, tu sei di tipo... sì, non sei di tipo ghiaccio, perfetto. Volo, madonna però quanto reggi. Pietra taglio, finché non critti mi va benissimo. La grandine infligge danni pure a me. Però tu fallisci pietra taglio. Giustamente stavo volando, ci ho pensato un po' dopo. Comando urto, pugno d'ombra, fallisce. E a casa. Ole, livello 37 per la pippa, che è il Pokémon migliore del team. Segnatevi data e tutto quanto, perché questa cosa qua non succederà mai più. New 3DS XL contro Tranquil, Mazzuolegno e fallisco. Mazzuolegno, dicevo, e muori. No! Merda. Non ci ho pensato. Qua ho fatto una cagata, è morto. Non ci ho pensato. Cioè, vi giuro che non ci ho pensato. Non ho pensato al contraccolpo di Mazzuolegno. E mo che cazzo faccio io? Devo mandare trottola, perché altrimenti gli altri rischia di shottarmeli. Si può con un problema contro un Tranquil alla fine dell'episodio. Dai trottola, adesso vedi che mi shot. Tempestretta cos'è? Brutto colpo, ok, calma. Picchiaduro, dovresti morirci. Fulmidenti. Ok, perfetto. Oddio, cioè fino all'ultimo l'ansia, e fino all'ultimo devo prendermi gli infarti. Basta, fuori di qui. Fuori di qui, sul serio. E non mi rompete le balle, fatemi andare al centro Pokémon fottuto. Oh. Questo centro Pokémon qua è la mia gioia. Ogni volta che ci arrivo da morto. Dio mio, rimaniamo a tre morti, ma... cioè, per miracolo rimaniamo a tre morti, eh. Perché quell'Ikiliki lì era totalmente rimbambito. Oddio. Signori miei, l'episodio di oggi termina qua. Nel prossimo cercheremo di andare verso la Torre del Cielo, se non sbaglio, e poi affronteremo la palestra, per poi prendere il volo e andare verso la città di cui non ricordo il nome, quella col vulcano. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, a commentare, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate i social in descrizione e rispondete alla domanda del giorno che trovate come al solito qua sotto nella sidebar. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.